A inizio trasmissione, insomma, si è parlato di quel fatto della ragazza che ha litigato col fidanzato ed è successo quello che è successo. Per carità, quello non può essere il motivo scatenante della tragedia. Invece, il litigio in se stesso è una cosa che capita a noi umani, tutti gli umani, tutti i giorni. Litighiamo con la fidanzata, litighiamo con la moglie, col marito, litighiamo col vicino di casa, litighiamo anche per niente a volte, come dicevo all'inizio, per ordinare un caffè. Insomma, quando si litiga, c'è qualcosa che scatta nella nostra testa e in linea di massima un po' tutti abbiamo litigato in vita nostra, almeno una volta. Buongiorno a Serenella Salomoni. Buongiorno. Buongiorno. A voi. Tu invece nel tuo studio chissà quanta gente viene a dirti: ho litigato con questo, ho litigato con l'altro. Insomma, si litiga a questo mondo. È vero, però se solo nel mio studio parlano di questo, vuol dire che questa aggressività. Ah. Il litigio è aggressività. Sì. E questa aggressività che uno non riesce a gestire, vuol dire che ha capito che deve fare qualche cosa per poterla gestire. Quindi vengono in terapia proprio per quello, perché il litigio di per sé stesso potrebbe anche essere una semplice discussione. Che differenza c'è tra la discussione e il litigio? Che discussione significa che la facciamo fra me e te, discutiamo, tu dici una cosa, io dico un'altra, poi arriviamo forse a cambiare idea o forse a alzare la nostra idea, e quella è una discussione. I litigi sono quelli che senti, capitano anche certe volte ai nostri politici in televisione, che si parlano uno sull'altro, che vogliono dire che la loro idea è quella giusta, quella di quell'altro invece è sempre sbagliata. Ecco, quelli sono litigi che specialmente nelle coppie o in famiglia, o specialmente con i figli ancora di più, non dovrebbero avvenire. Quindi se noi siamo così litigiosi da non riuscire a controllarci, specialmente da non riconoscere che magari abbiamo anche sbagliato e dobbiamo cambiare, è meglio che forse ci rivolgiamo ad una persona che ci può aiutare, ci può far capire per quale ragione noi perdiamo così facilmente la pazienza, perché alziamo così tante volte la voce, perché non diamo mai ragione all'altro. Questo molto spesso viene fuori da quando siamo anche piccoli, cioè sì, abbiamo avuto magari un tipo di famiglia che ci ha abituato a non avere abbastanza autostima, non discutere, ma ci urlavano contro, ci dicevano sempre che dovevamo fare le cose senza spiegarci il perché, eccetera, eccetera. Poi da adulti poi ci si meraviglia se le coppie litigano, ecco. Ma si litiga anche, come hai detto giustamente tu, per delle stupidaggini. Quasi sempre, e poi quasi magari sempre. Per delle stupidaggini succedono delle cose gravi e uno pensa, certo. Era meglio. Comunque mi sembra tutto molto chiaro, come sempre. Grazie Serenella, un abbraccio e buona voi, giornata. Non litigate, mai, vedi, io e Serenella non litighiamo mai in diretta. Va bene. No, anni fuori onda sì, però. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao.